colpisce l'attaccante. Secondo me l'errore in questa gara è la seconda ammonizione per simulazione, perché il giocatore cade dopo essere stato toccato in maniera non punibile, perché comunque non è rigore, ma la simulazione secondo noi è un provvedimento eccessivo. Bentrovati ragazzi, come avete sentito nel video introduttivo ad Open VAR del designatore arbitrale Gervasoni, ragazzi, hanno ammesso in modo chiaro, inequivocabile e categorico l'errore madornale sull'espulsione di Conceição sul cartellino giallo per simulazione. L'avevamo già detto ieri, ragazzi, che non ci può essere cartellino giallo e simulazione se c'è un tocco tra l'attaccante e il difensore. E oggi è stato strano che comunque, ragazzi, ad Open VAR non fanno ascoltare l'audio di quell'episodio perché è un chiaro errore tecnico, cioè vanno contro il regolamento. A me sarebbe piaciuto ascoltare l'audio di come hanno fatto a non intervenire su quell'episodio. Qualcuno dice perché il cartellino è giallo e quindi il VAR non poteva intervenire. Ma però comunque il giallo scaturisce il rosso, quindi un qualcosa glielo potevano dire. Spesso succede che comunque il VAR una parolina la dice. E poi ragazzi hanno fatto riferimento, hanno fatto ascoltare gli episodi dei due rigori, quello per la Juventus e quello per il Cagliari, dove più o meno hanno sottolineato il fatto che c'erano entrambi, ma non hanno fatto alcun riferimento, non hanno fatto ascoltare nulla sui due calci di rigore non dati su Savona. Ragazzi, poi, e quindi noi vi faremo vedere il secondo, e poi ragazzi torneremo sull'inchiesta relativa ai rapporti tra l'Ndrangheta e la curva dell'Inter e la società Inter. Ascolteremo Nando Della Chiesa, presidente della commissione antimafia del comune di Milano, che è stato intervistato in una trasmissione sulla 7. Ragazzi, abbiamo scoperto quindi c'è un altro interista, oltre al presidente del Tribunale di Milano che è interista, il procuratore capo di Milano che è interista, il procuratore nazionale antimafia che è interista, abbiamo anche il presidente della commissione antimafia di Milano che è interista e anche il sindaco di Milano è interista. Però ragazzi Della Chiesa distrugge l'Inter e dà totalmente le responsabilità sulle società e vi spiegherò perché è stato intervistato. Ragazzi, mi raccomando, seguite il video, entriamo nel dettaglio. Fermi, 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 ragazzi, mi raccomando, mi andate avanti, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla, attivate la campanellina per sapere in anteprima quando uscite nuovi video, mettete like al video, ragazzi, come sempre, mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, è fondamentale, non per me, certamente nemmeno per il canale, ma per il bene della verità, mi raccomando, condividete, condividete, condividete. Ebbene, ragazzi, la cosa scandalosa è questa, che fanno Open VAR, una trasmissione fatta apposta per ascoltare gli audio tra arbitro e sala VAR durante gli episodi più critici e non fanno ascoltare l'episodio su Conceição, ma soprattutto, ragazzi, non prendono in esame i due calci di rigore non dati a Savona, anche perché c'è stata una contestazione. Quindi è un episodio chiaro, Savona cade in aria, di solito fanno vedere tutti gli episodi dubbi in cui l'arbitro non è intervenuto e perché il VAR non è intervenuto. In quei due casi di chissà perché non ha fatto ascoltare, non hanno fatto ascoltare quelli che hanno detto su Conceição, perché è veramente, veramente ridicolo. E adesso vi facciamo vedere. Allora, questo era quello che abbiamo già fatto vedere ieri, ragazzi, abbastanza eclatante perché c'è Savona che sta andando per crossare, il difensore si disinteressa completamente del pallone e prima gli dà una spallata dietro la schiena e poi lo abbraccia, non permettendogli di mettere il pallone come si deve nell'area di rigore. Mentre ragazzi c'è quest'altro episodio che tra l'altro è stato ripreso solo da Tuttosport, l'unico che ha ripreso questo episodio, eccolo qua, ve lo faccio vedere. C'è praticamente Vlahovic che allunga la palla in aria, cioè taglia l'area di rigore, mette il pallone sul secondo palo, Savona prende di soppiatto il difensore, il quale non aveva visto l'arrivo dell'esterno juventino, lo anticipa, quindi Savona anticipa il difensore del Cagliari, il quale con la gamba sinistra gli dà un calcio sul piede destro. Ragazzi, come potete vedere, è un evidente calcio di rigore. Voi considerate che noi allo stadio, io sto dietro la porta, quindi mi è capitato di vedere entrambi questi due episodi, anche l'episodio di Conceição a pochi metri da me, dietro la curva nord, quindi ho avuto modo di vedere tutti e tre questi episodi in modo chiaro e lampante, mentre i due calci di rigore sono venuti invece sotto la curva sud dall'altro lato.
Questo, ragazzi, questo è abbastanza sconcertante, il fatto che è una trasmissione fatta apposta per far ascoltare l'audio VAR, per far capire come mai gli arbitri sono arrivati a quella decisione su questi episodi, non hanno fatto sentire niente, non hanno fatto vedere nulla. Io ora voglio dire, oltre, visto che addirittura Pistocchi, ragazzi, su Conceição ammette che c'è stato un errore gravissimo, ripeto, perché è un errore tecnico, perché non può esserci simulazione. E non può esserci simulazione con giallo, tra l'altro il secondo giallo, che va contro il regolamento, se c'è un tocco tra il difensore e l'attaccante. Cioè tu puoi dare simulazione giallo quando io non ti tocco assolutamente e tu cadi. E allora là, ma se c'è un tocco, soprattutto un ragazzo mingherlino, soprattutto in corsa, che viene toccato sulla spalla, vi ricordate, ieri vi ho fatto vedere in altre occasioni, sia per quanto riguarda Lautaro Martinez che Cagliacon con Napoli, con la manina sulla spalla, gli diede addirittura il rigore. Noi non chiediamo il rigore. Ma nemmeno, ragazzi, la seconda gialla delle simulazioni. In realtà è che la Juventus stava pressando e con Sanzava una spina nel fianco per il Cagliari e quindi per Amarotta League, e prima che si poteva verificare la stessa cosa che si è verificata all'Ipsia, l'arbitro ha deciso di buttarlo fuori. Questa è la verità, ragazzi, questa è la verità. Visto che quindi si deve esprimere adesso il giudice sportivo su un'eventuale addirittura squalifica, perché sarebbe paradossale che, oltre al fatto ormai che tutti ammettono che è stato un errore evidente, ricevere anche una squalifica per la partita successiva a Conceição, ricordando quelle che fece Gravina per, vi ricordate, no? Per Lukaku, quando Lukaku giocava nell'Inter, che andò sotto la curva della Juve, si beccò il cartellino e scattò la squalifica e lo graziò. Io credo che a questo punto, per equità, Gravina potrebbe intervenire e togliere la squalifica, un'eventuale squalifica a Conceição, almeno per sanare. È uscito lì. Non ci hanno permesso di vincere, però sarebbe assolutamente paradossale perderlo anche contro la Lazio, visto che l'espulsione è stata del tutto impropria, volendo usare un termine meno cattivo. Penso che sia almeno il minimo. Vediamo, ma non ci credo, perché sappiamo che la Marotta League lì non è che ha sbagliato, lì la Marotta League ha agito in modo consapevole per penalizzare la Juventus. E adesso torniamo all'inchiesta. A proposito di Marotta League, torniamo all'inchiesta tra i rapporti tra 'Ndrangheta, curva nord dell'Inter e l'Inter, e vi faccio ascoltare, appunto, ragazzi, il presidente della commissione antimafia del Comune di Milano. Perché è stato intervistato? Perché dovete sapere che ad aprile scorso, noi facciamo un video, facciamo già un contenuto su questo, la commissione antimafia del Comune di Milano convocò l'Inter proprio perché c'era stata la Digos che aveva già fatto le indagini. E sulla curva nord già era uscito tutto, c'era stato già l'omicidio, non questo, l'omicidio dell'altro Ballocco, un altro 'ndranghatista ultras dell'Inter, e quindi la Digos era aperta inchiesta, l'indagine aveva raccolto tutta una serie di informazioni, la commissione antimafia del Comune di Milano convocò l'Inter. L'Inter presentò una memoria difensiva in cui disse che praticamente loro non sapevano nulla, che avevano preso già tutte le contromisure, che i giocatori erano stati avvertiti, che adesso loro avevano messo su delle procedure per evitare rapporti con gli ultras, che avevano nominato addirittura una persona adatta per curare queste situazioni, per la sicurezza interna, tutto baggianata. Ecco, i PM, nella relazione che hanno fatto dopo gli arresti, quindi in questi giorni, aveva detto che la commissione antimafia era stata superficiale, aveva creduto a quello che aveva detto l'Inter, che poi nei fatti, nelle intercettazioni del Dipartimento Distrettuale Antimafia si evince che in realtà l'Inter ha peggiorato i rapporti, quindi la situazione non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata rispetto ad aprile scorso, e quindi ha detto che la commissione antimafia si è bevuta le cavolate che gli ha detto l'Inter, e quindi è stato intervistato. E cosa ha detto nella chiesa? Tra l'altro, intervista. Ve lo faccio ascoltare, ragazzi, ve lo faccio ascoltare così dopo commentiamo. Infatti, io sono tifoso dell'Inter e sono infuriato. E sei infuriato. Io leggo quelle cose e trasecolo, perché poi gli danno anche le carte etiche, dice ai dirigenti, ai giocatori. Sì, però dagli le carte etiche per non parlare con loro. E invece vanno da loro e gli promettono anche che parleranno con questo, questo e quest'altro, che è il massimo dell'irresponsabilità. Come dire, se non va bene, saprete chi sono i responsabili. Ti sembra una cosa normale. Vedere una cosa travolta dalla vergogna. Perché qui lo capisco che un magistrato debba dire che le società sono parti lese,
Però, santo cielo, quanto ce ne hanno messo per arrivare a questo punto? Loro, con le loro accidie, le loro ipocrisie, 20 anni, 25 anni. Saranno parti lese, ma hanno fatto di tutto per diventare parti lese. E non sappiamo neanche quanto lo siano. Questo è il mio parere. Che questi rimangono impauriti quando qualcuno dell''ndrangheta gli dice: se non ci date i 1500 biglietti noi non veniamo più in curva a fare il tifo. E meno male, uno dice: ci liberiamo di voi, non vi diamo i biglietti, non vi vediamo più. No, hanno paura che non vengano 500 persone e a quel punto vadano via tutti gli altri, si tengono quei 500, sai che soddisfazione avere 500 che urlano ai comandi dell''ndrangheta dentro una curva. Credo che veramente non ci si renda conto di quello che si dice. E sentire anche che... Anche questa storia di mandare gli uomini più rappresentativi a parlare con la gente della curva. Ma poi stiamo parlando di curva, adesso stiamo parlando come fossero degli scalmanati, ma lì ci sono stati omicidi, ci sono stati ferimenti, accoltellamenti, traffico di droga, usura, estorsione, ma di questo stiamo parlando, di questo. Non si può dire adesso gli diamo la carta etica, ma tutte queste cose non le avete viste? Questo è stato intorno a San Siro e dentro San Siro. Ragazzi, la differenza di quello che dice Marotta o la Gazzetta dello Sporco e tutti i vari media, non esiste nessuna parte lesa e non esiste nemmeno Ricatti, perché poi lui, la cosa che più mi colpisce di quello che dice Nando della Chiesa, l'interista Nando della Chiesa, ricordiamolo sempre, è il fatto che lui dice: ma scusate, ma qual è il Ricatti? Il fatto che non ti favano, il fatto che abbandonavano lo stadio. Ma l'Inter doveva essere contente che se ne andavano a questi 500 delinquenti indrangatisti, cioè aveva paura di perdere 500 indrangatisti. Questa è la storia. Poi sottolineo: questi non sono scalmanati, questi sono delinquenti, questi sono indrangatisti, questa è gente che ammazza in pieno giorno in mezzo alla strada, questa è gente che fa estorsione, questa è gente che, ragazzi, spaccia droga, questa è gente che hanno usato lo stadio per fare i loro interessi. Perché della Chiesa è uscita fuori anche il discorso che tre ultras erano talmente ammanicati con la dirigenza dell'Inter che diverse scorte di magazzino, ragazzi, venivano date dall'Inter a questi tre, i quali se le rivendevano. Quindi non è che le tenevano per sé un regalo che facciamo agli ultras, no, gli davano intere scorte di magliette usate a questi tre ultras, i quali se li rivendevano in curva a prezzi esagerati, perché poi alcuni pure, diciamo, usate in campo e quindi di un certo valore, perché rappresentava comunque usato dai giocatori. La cosa sta prendendo veramente una piega notevole, perché poi riguarda anche, per quanto riguarda i parcheggi, no? I parcheggi dello Stadio San Siro con le varie società, con i vari consorzi. Ebbene, tra questi vari consorzi, cioè, sappiamo, no, Via Milano e questa finta onlus che avevano creato gli ultras, la quale avevano piazzato dentro pure 2 euro parlamentari per farla rendere più credibile. In realtà era un'associazione fatta apposta per parlare con l'Inter in modo tranquillo e in modo che non potesse attirare l'attenzione, perché sapete che per la FIGC gli ultras non possono parlare con la società. Allora hanno ricostituito questa finta onlus dove c'erano dentro tutti i sindacalisti qua, i quali potevano andare a parlare con l'Inter non come ultras ma come membri di questa associazione. Quindi l'Inter ha fatto sì che questi raggiravano pure queste norme in modo consapevole. Quindi l'Inter, ragazzi, sta dentro con mani, piedi, teste, fino al collo c'è dentro l'Inter, ragazzi, c'è dentro fino al collo. E talmente che questi qua sono comunque pericolosi che c'è stato l'ultimo provvedimento, tra l'altro, da parte del Tribunale di Milano, che ha messo sotto scorta il PM che stanno facendo l'inchiesta, perché ha revisato dei pericoli e delle minacce per i PM che stanno indagando. Quindi, per far rendere conto di chi stiamo parlando, ragazzi, stiamo parlando di gente che è come la mafia e quindi è molto pericolosa. Questi ragazzi, la gente quale festeggiava lo scudetto, come abbiamo fatto vedere nel video scorso, in privatamente con Barella, con Cialanoglu, questa era la gente che telefonava a Zanetti, questa era la gente che telefonava a Materazzi, questa era la gente che aveva rapporti con l'elite della dirigenza dell'Inter. Quindi, ragazzi, sulla scorta di tutto questo io mi chiedo, e adesso sono passati 8 giorni da quando ci sono stati gli arresti, ma chi ne è? Dov'è? Ragazzi, 8 giorni,
La Juventus, vi ricordo, 2 giorni, quindi portiamo il conto. Sono già 8 giorni che Kinné non ha deferito l'Inter, non ha deferito Inzaghi per la telefonata con Ferdico in cui gli promette che avrebbe convinto Marotta per dargli 200 biglietti in più. Sappiamo la regola, parlo di non più di 4 biglietti a persona. Non ha deferito Zanetti per il fatto che ha avvisato gli ultras che la polizia e l'IPM stavano indagando su di loro. Non ha deferito Çalhanoğlu, non ha deferito Barella, non ha deferito Skriniar, che pure si è incontrato in un bar, ragazzi. Il mio caro Pinè, ragazzi, non so dove sia, ma è scandaloso tutto questo, è scandaloso. E poi, per quanto riguarda queste onlus, queste società che girano intorno alla gestione dei parcheggi elitari dello stadio San Siro, è uscito fuori anche un nome, ragazzi, anche il nome del figlio di La Russa. Mancava solo lui, ragazzi, mancava solo La Russa. C'è Gravina, c'è Zanetti, c'è Materazzi, mancava La Russa. Ed è uscito anche il nome di Geronimo La Russa, che anche lui è fatto parte del CDA, ragazzi, di Stadio Mi, che è la società che abbraccia, che fa praticamente, è il contenitore del consorzio dove dentro ci sono le varie società che si occupano di parcheggi di Milano. Parleremo nel prossimo video di questo in modo approfondito, entreremo più nel dettaglio perché ci sarebbe molto da dire e il video di oggi è già durato abbastanza, quindi nel video di domani entreremo più nel dettaglio su questa storia del figlio di La Russa. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate commentandovi qui sotto e sempre fino alla fine. Forza Juventus!